Valeria mi ha letteralmente costretta a fare questo video, quindi vi dico solo una cosa, a 35.000 like leggeremo le letterine delle sue ex fidanzate, quindi mettete subito mi piace a questo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, io sono Valerio ed oggi siamo in un nuovo video e come vedete non ci sta Luisa Raro e deve ancora arrivare. Pensa al video, però vi devo dire una cosa, voi siete il numero uno, siete meglio, dato che nel video reazione ai regali dei suoi ex fidanzati siete riusciti a far arrivare i 30.000 like. Quindi questo vuol dire solo una cosa, che il video di oggi sarà la reazione alle letterine dei ex fidanzati di Luisa. Spero tantissimo che Luisa sarà leale, che porterà tutte le letterine. Intanto voi, se non l'avete ancora già fatto, mettete piace al video e iscrivetevi al canale. Luisa finalmente ha bussato al citofono, sta salendo, quindi sarà qui a momenti. Ma what the fuck? Già sei qua, Lu? Già sono qui per vedere la mia morte. Dato che sono masochista, sono venuta qui per fare questo video tutto dentro la borsa, quindi adesso spacchettiamo e spero che tu sia clemente. Ho tra le mie mani tutte, ma dico tutte le letterine. Sicura? Sì, e lo specifico perché immagino che Valerio, mentre io non c'ero, mi abbia già screditato dicendo Luisa non mi parte, invece io le ho portate tutte. Devo dire, Luisa è la meglio perché io spesso non mi fido e porta tutta la roba, invece la porta sempre tutta, quindi sei la meglio. Una scommessa è una scommessa. C'è da dire che queste letterine sono tutte di ragazzi che si sono poi rivelati davvero pessimi. Ma se dico pessimi, è pessimi. Credetemi, sono veramente stati squallidi. Non le definirei neanche le persone per quello che hanno fatto. Quindi questo è il motivo per cui leggeremo tutte le cose che hanno scritto. Questa è la prima letterina che leggeremo e devo dire che è molto carina. Cioè sembra proprio una lettera d'amore, non tipo per una comunione. Ma che lettera aveva fatto? E sei pronta a scoprire cosa c'è al suo interno con tanto pathos? Allora, praticamente la storia che c'è attorno a questa lettera fu una letterina che mi fece un mio ex ragazzo per il nostro mesiversario. Vado? Vai, leggi. Siamo arrivati al primo mese assieme e tante piccole cose sono cambiate e stanno cambiando. Amore mio, credo che tu sia la persona giusta, una di quelle che incontri una sola volta nella vita e che da quel momento la rendono migliore. Una di quelle che ti fanno capire insomma qual è il tuo posto nel mondo e che completano in qualche modo il puzzle della tua esistenza. Poeta, tu sei un pezzo del mio puzzle e con te mi sento diverso, come se non fossi più lo stesso e come se potessi fare tutto d'un tratto cose che non avrei mai pensato di fare. Infatti effettivamente cose che non avevo mai pensato di fare le ha fatte, ma non a mio bene. Luisa, mio Dio, ma sono sorpresa, cioè io pensavo che sarebbero state bruttissime, cioè questa è scritta bene, è carina come lettera. Sono scritte perfette, immacolate quasi. What the fuck? Chissà perché. Che cosa ci sta dietro, Lu? Anch'io rimasi sconvolta, stupita da come fosse scritta bene, dato che comunque non era proprio una sua vocazione la scrittura. E quindi mi venne un po' il dubbio. E quindi una sera che non avevo nulla da fare scrissi il testo di questa lettera su internet. No, okay. Luisa, non mi dire, l'ha presa da internet. Tale e quale, ha modificato almeno qualcosa. No, il nome. Ma è serio? Fammi indovinare chi è stato, Andrea. Ma come hai fatto? Non ci credo, cioè dopo tutto quello che ha fatto anche queste cose. Voi dite nei commenti perché Valerio odia tutti gli ex di Luisa. Non possiamo dirvi di precisione che hanno fatto, ma credetemi, cioè veramente le persone schifosissime. Già da questa lettera si capisce che tipo di persona è. Cioè per il mesiversario niente, non ha scritto niente di suo. Tale e quale. Assurdo, guarda. Che schifo. Allora questa letterina che sto per leggere è una letterina che il mio ex mi fece per la Pasqua. Infatti c'è anche scritto buona Pasqua, tutto carino, con i coniglietti eccetera. Ed è molto comica, adesso ve la leggo e poi capirete il perché. Scusate, già mi viene da ridere. Buona Pasqua amore mio, spero davvero che ne passeremo altre mille di queste ricorrenze. Io ti amo da morire e veramente sei l'amore della mia vita. Voglio che tu sappia che io non ti tradirò mai e poi mai e ti amo. Si è sforzato tantissimo, cioè ha detto le prime cose che sono venute in mente. La cosa divertente è che circa una settimana dopo noi non solo ci siamo lasciati, ma ci siamo lasciati perché lui disse che praticamente si doveva trasferire. Oh mio Dio, ho capito di chi si tratta. No, questa è assurda, aspetta, questo è uno di quelli che odio di più. Lui mi disse che si doveva trasferire non si sa dove, in realtà non me l'ha mai fatto capire per bene. Comunque io lo beccai tipo due settimane dopo con una tipa vicino alla mia scuola e con questa tipa che era della mia scuola. Quindi andai dalla tipa, dato che veniva anche lei a scuola con me, le chiesi delle informazioni e lei mi disse no guarda non è mai partito, in realtà stiamo insieme e stavano insieme da ben due mesi, cioè praticamente lui stava con me e stava con lei contemporaneamente. Io non ci credo, non so com'è possibile, cioè non le dico spesso queste cose ma sei una ragazza unica, sei sempre dolcissima, gentilissima e ti fa arrabbiare troppo che certe persone hanno fatto queste azioni, cioè io direi che è meglio se le bruciamo queste cose. Vai, andiamo avanti che è meglio.
Allora, io ho tra le mani alcune delle letterine più eclatanti. Ne leggerò una che penso sia questa qui, la più eclatante. Basta vedere già la confezione che... complimenti per aver tirato fuori le unghie, insomma. È come un balzo. Bene, ragazzi. Aspetta, Luisa, mi devi spiegare perché di questa confezione per la lettera. Beh, lui si giustificò col fatto che c'era solo questa, era il mio compleanno e quindi ovviamente se l'era dimenticato. Comunque, vabbè. Ma non vi anticipo altro perché ci sono altre chicche, inizio a leggere. Buon compleanno, amore mio. Oggi è un grande giorno per te. Sono davvero felice di poterlo condividere con te. Sarà una giornata fantastica perché insieme la renderemo fantastica. Non posso dirti altro che ti amo. Ma perché scrivono lettere di tre righe queste persone? Sono serie? Ma ti amo? Questa è la mia domanda. Ma c'è uno che non l'ha scritto in queste lettere? Va bene, ragazzi, comunque la chicca è che praticamente lui non è venuto al mio compleanno. È Sandro. Non ci credo, questo è stato il più divertente di tutti, ma io non sapevo di sto fatto della lettera. Cioè ti ha scritto, non vedo l'ora di passare questo giorno con te, non è venuto. E fu talmente stupido da darmela dopo. Io gli dissi, ma tu stai scherzando, cioè tu mi hai scritto queste parole e poi mi hai appeso. E lui tipo, non so che dire, io vabbè, ciaone. Hai fatto bene, credimi, sei stata la meglio. Ragazzi, quando ci sono questi tipi di ragazzi, meglio mollarli e tenerli a 30 metri di distanza piuttosto che starci insieme e far finta che siano l'anima gemella, ragazzi. Perfetto, perché vi assicuro che non lo sono mai. E voglio darvi anche un consiglio: se ci tenete a una persona, credetemi, fate di tutto per stare con quella persona, trovate il tempo anche quando non ci sta e di certo non la appendete il giorno del suo compleanno. Dopo aver scritto non vedo l'ora di passare questa giornata fantastica con te, insomma. Vabbè, basta, perché io davvero questo video non lo volevo fare, perché secondo me sono tutti uno più ridicolo dell'altro. Concordo. Vabbè, io direi di smetterla di leggere perché davvero mi sembra un po' troppo e magari vi starete chiedendo, ma qualcuno di normale c'è? La risposta è no. Ovviamente questi sono i ragazzi, non gli amici, i migliori amici, sono sempre stati fantastici e super super dolci e soprattutto non mi hanno mai delusa. Adesso finalmente sapete perché io odio tantissimo tutti gli ex di Luisa, perché cioè mi dà troppo fastidio quando Luisa viene trattata male in questo modo, perché veramente è la meglio e preferisco non parlarne perché è meglio così. Però io vorrei soltanto dire che ci sono ancora le letterine di Valerio da vedere, perché lui l'altra volta le ha fatte vedere ma non le ha fatte leggere, quindi adesso è il mio turno e quindi a 35.000 like noi leggeremo le letterine dell'ex di Valerio, che ragazzi, se nelle mie c'erano delle chicche, nelle sue no, Luisa, proprio... non si possono leggere perché se non mi parte l'istinto omicidio, preferisco evitare. E invece le leggeremo a 35.000 like, quindi ricordatevi di mettere mi piace e niente, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, basta cliccare in questo pallino, vedete questi due video e al prossimo video.